Una gara valida per il campionato italiano, una scarpa super veloce, reattiva e adatta ai podisti amatori che cercassero il personal best, un podista amatore che invece è comunque con pochissime motivazioni, con un problema al polpaccio. Questo è il racconto della mezza maratona di Genova, ma per capirlo, come al solito, partiamo dall'inizio. Sabato pomeriggio sono arrivato a Genova da pochi minuti, adesso vado alla camera e poi soprattutto a ritirare il pettorale. L'atmosfera è assolutamente frizzantina, si sente che comunque sta arrivando l'estate, ovviamente fa abbastanza caldo. Sono curioso di capire cosa succederà all'Expo, se c'è qualcosa di interessante, e soprattutto capire il percorso di domani, che ovviamente è molto interessante in città, ma la devo ancora capire. Formalità dell'hotel sbrigate in maniera molto rapida ed efficace, adesso posso effettivamente andare all'Expo. Che poi non so se ci sia uno sponsor tecnico della mezza maratona, oppure se invece non c'è, però sarebbe interessante capire se conoscerò qualcuno delle scarpe all'Expo stesso. Mi sento leggermente solo oggi perché non c'è Cosimo. Dopo tantissime gare la faccio da solo, in realtà poi effettivamente ci potrebbe essere Francesca, non so se la incontrerò, ma lei è comunque molto aggressiva e vorrebbe fare un ottimo risultato. Io mi accontento da Boy Scout di testare le scarpe. Il ritiro dei pettorali è abbastanza spartano, molto semplice. Penso che in pochissimi secondi ce la posso fare. Adesso vediamo se trovo qualcuno. Buongiorno, Buongiorno, tutto bene? bene, bene, tu? Come va? Bene, dai. Sei pronto per fare il giudice oggi? Sì, prontissimo. Tu sei pronto per correre? Io non sono pronto per correre, però i miei record li ho già fatti, A quindi. posto, domani una passeggiata. No, domani corro forte, Corri però. forte. Sì. Va bene, buona Con gara. che scarpa corro? Non te lo posso Non lo dire. so, vedremo domani, lo scopriremo sulla linea di partenza. Milani Massimiliano, un grande. Eccolo qua. Per avere un trattamento privilegiato ho dato qualche consiglio di scarpe. Mi è stato chiesto ASICS, che sono fantastiche, quindi ho dato le scelte in pochissimi secondi. Pettorale ritirato, l'aspetto interessante per domani è legato al fatto che forse, così sembrerebbe, non ci sono le griglie e quindi sarà un po' diverso correre, vediamo un attimo se riuscirò a essere davanti. Adesso vado anche a ritirare il pacco grande. Sto andando a vedere il percorso che sembra interessante. Non hanno volutamente messo l'altimetria, c'è scritto strada sopraelevata ovunque e comunque, però vabbè, vedremo domani mattina come andrà. L'aspetto da sottolineare è che bisogna passare nella camera d'appello 8:30, se non si fa non si parte, quindi alla fine io ho l'albergo molto vicino, non avrò nessun problema. Adesso devo cercare di vincere un pettorale per la maratona di Ravenna, che è una gara a cui tengo particolarmente. Ovviamente conosco l'organizzatore, però sembra che ci sia un gioco. Sì, noi oggi che siamo qui alla mezza di Genova, una giornata spettacolare, Porto Antico, abbiamo con noi la vecchia ruota della fortuna, dove si cimentano un po' tante persone. Abbiamo la possibilità di regalare un pettorale alla maratona o alla mezza maratona oppure delle scontistiche. Quindi ci sono diverse persone che vengono, si divertono a girare e qualcuno vince pure e noi siamo molto molto contenti. Il ritiro del pacco gara è davvero semplicissimo, la coda è anche pochissima, quindi boh, e adesso lo ritiriamo. Milano, mi faccio un selfie con te. Allora, Sei con le tue scarpe, dai, siamo visti anche a Livigno. è bella la maglietta. Vi siete persi una bella maglietta se non venite oggi alla gara. Grazie Grazie a te, ciao. mille. Mi ha spiegato che ci sarà la predisposizione per l'antidoping, per il controllo delle scarpe, insomma, sarà un bel casino. Ci saranno 2.300 persone per la mezza, mentre 2.000 per la 13. E comunque lo spazio in partenza non è importantissimo, però vabbè, domani mattina spero che ci sia non un casino incredibile come invece si preannuncia. Domenica mattina stiamo andando alla partenza, prima vado a far colazione, sono le 7, purtroppo è aperto soltanto dalle 7 il ristorante per la colazione, faccio un po' di stretching con la mia bellissima banda e poi sarà un gran casino, spero comunque di non farmi male, che è quello che temo sempre in queste gare super partecipate. Uno degli aspetti da valutare nel caso in cui scegliate di correre fuori casa è quello di prendere un hotel molto vicino alla gara e in questo caso siamo praticamente a 200 metri dalla partenza e quindi adesso in pochissimi minuti arriviamo
alla partenza stessa alla camera d'appello alle 8:30, quindi abbiamo ancora circa 25 minuti. E invece l'altro aspetto è legato al fatto che è importante, visto che non si riescono a fare i riscaldamenti in maniera precisa, quello di fare lo stretching attivo isolato. Poi magari nei prossimi giorni ve lo racconto. Ora spero di incontrare la mia amica e collega Francesca, che non ho visto ieri sera, ma che è molto agguerrita per gareggiare oggi. Io forse un po' di meno, anche se comunque non sto testando una scarpa perché ho già fatto la recensione. Corro con le nuovissime Alpha Fly 3, però colorazione gialla. Uno dei to-do list di oggi non era quello di fare la gita in barca, ma di incontrare Federico di Up & Run, che è quello che mi ha invitato a questa gara. Lo ringrazio davvero tantissimo, Federico, ti devo incontrare. E adesso però andiamo alla partenza. Con tutto il rispetto che ho per Cosimo, però forse sono un pelo più veloce. Ma il passatore come andrà? Speriamo sotto le 10 ore. Devo anche incontrare Mimmo Ricatti, reduce da Parigi. Gli devo chiedere com'è andato l'evento e cosa gli hanno raccontato della scarpa, però adesso vediamo un attimo. Sapremo. Oggi corri? Sì, corro, faccio la mezza. Fai la mezza, beh, certo. Come pensi di impostarla? A 4 al chilometro? 3,59, 60. Devi, non corri con me? No, non so come corri tu, ma direi di no. Salvo che tu non voglia fare una scampagnata. Ma ti ho già visto da qualche parte. Sono a prendere il dottorale. Ho incontrato le due amiche Emma e Valeria, ma le ho lasciate alla loro corsa, giustamente. Si stavano preparando e loro si conoscono da tantissimi anni. È stato un bel incontro. Non le vedevo assieme da tantissimi anni. Ho dormito bene, un po' agitato dai rumori, però ho dormito molto bene. Devi prendere la melatonina la prossima volta. Va bene, ci proveremo. Surprise. Allora, dopo Valencia sei pronto? Sì, sono messo. Ma quanto vuoi fare? Una gita. Sei pronto oggi? Sono pronto, però io faccio sempre schifo, devo filmare. Le cose qua si fanno davvero serie, perché c'è la camera d'appello e tra pochi minuti si entra in griglia. Vabbè, dai, adesso siamo pronti. Grazie mille. In effetti la procedura è molto semplice, il mio consiglio è comunque avvicinarsi sempre prima possibile alla partenza. Si chiama Jelly Bean Principle in marketing, in realtà in operation, perché se una cosa la dovete fare, fatela subito. L'ultima volta ci siamo visti a Barcellona, che scarpe usi oggi? Oggi uso le On. Glielo suggerite io, mi ha visto con le scarpe, eravamo sub elite alla partenza e le ha usate. Oggi lui va assolutamente più forte di me. Caramba, che sorpresa, ho trovato il mio grande amico Mimmo da Parigi con amore. Ma si sa che Genova è un grande porto, perciò ci si trova, per forza. A dopo. Mi devi dire qualcosa, ma dove sei sparita? Ti ho cercato ai giochi, ai giochi dei bambini, che giochi hai fatto? Sì. Siamo pronti a partire, effettivamente. C'è un gran casino, mi ha detto Francesca, stai attento alla partenza perché è un gran casino. È un gran casino. È un grandissimo casino. Speriamo di non cadere, io lo vedo malissimo. Problema al polpaccio, adesso però non mi ritiro. Aspetto, ciao ragazzi. Valeria, correrò gli ultimi chilometri con lei per celebrare il piacere della corsa. E la cosa bella della corsa è che quando anche hai un problema fisico, comunque ti aiutano, ti supportano. Sono veramente una comunità fantastica. Sono entrato in un gruppettino che sta prendendo 3,55. Per me si trova problema al polpaccio, dai. Cerco di arrivare all'arrivo. Vado a prendere la medaglia. Ho scelto la ragazza più carina perché comunque giustamente bisogna andare su YouTube. Grazie. Ho fatto un pezzino però, dai. C'è qualcosa che posso mangiare? Di dentro sì, c'è un sacco di roba, dei biscotti, nulla di proteico. Lo porta mia moglie. Okay. Il gelato, grazie. Ma io non lo mangio, lo posso portare a mio figlio? Se lo mangia nell'immediato magari sì. Sì, a Varese, lo porto a Varese. Devo regalare un gelato a un ragazzino perché comunque mio figlio non lo mangia il gelato, io non lo mangio. Il giornalista deve fare anche degli atti buoni. Cosa dire, le scarpe super promosse, mi sono piaciute tantissimo. Secondo me sono adatte sia alla mezza sia alla maratona. L'ultimo scatto l'ho fatto davvero velocemente, però il problema del polpaccio è rimasto. Devo capire tra 2 settimane che gara fare.
Finalmente ho trovato a chi dare il gelato, meno male. È buono sto gelato comunque. Paradossalmente i bambini non lo vogliono il gelato, però boh, non lo so, gli adulti lo amano di più. Ci sono i ragazzi della Red Bull, me ne faccio dare una e mi devo far invitare alla gara, che è una di quelle che mi piacciono di più. Ero arrivato secondo italiano una volta, ma quando ero giovane. Quando è la gara? Il 5 di maggio, siete tutti invitati a Casella, Wings for Life. Si corre, scopo benefico per le ricette, tutto i guadagnati, cioè tutti i ricavi andranno poi in la ricerca per le lesioni spinali. Si corre tutti, vi aspettiamo. E anche la mezza di Genova si è conclusa. A questo punto, settimana prossima non gareggerò, spero di riprendermi con il polpaccio nei prossimi giorni, sicuramente ulteriori recensioni. Poi nel frattempo stay strong e keep running, ci vediamo alla prossima e sicuramente nei prossimi giorni da Amburgo vi racconto tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Ora vado a terra a mangiare il coniglio, ciao, alla prossima.